Ciao ragazzi, dopo le ricette destinate a Fido, vorrei oggi darvi alcuni spunti interessanti per rendere felici i nostri amici gatti. Prima però di procedere con la formulazione del cibo, dobbiamo avere ben chiare le esigenze del micio, che sono completamente diverse non solo rispetto alle nostre, ma anche e soprattutto rispetto a quelle del cane. Quindi questo video sarà totalmente teorico e ci aiuterà a capire come prenderci cura del nostro gatto anche attraverso l'alimentazione. Vediamo dunque quali sono i punti chiave di un'alimentazione perfetta. In un'alimentazione ideale, la quantità di carboidrati da far assumere al gatto deve essere quanto più bassa possibile, perché un eccesso di carboidrati comporterebbe iperglicemia e obesità. Il gatto comunque assume ad ogni modo dei carboidrati sotto forma di glicogeno grazie all'assunzione di fegato e muscoli delle loro prede. Un altro punto molto importante è la quantità di liquidi. Noi dobbiamo assicurare al nostro micio una buona dose di acqua e di liquidi in generale, perché altrimenti potrebbe andare incontro a disidratazione, conseguentemente cistite, calcolosi e blocco urinario. Ma questo perché? Perché il gatto non ha molto sviluppato lo stimolo della sete, quindi lui tende a non bere ed è per questo che è raccomandabile la somministrazione di cibo umido rispetto alle crocchette. Altro punto chiave, proteine. La scelta di proteine esclusivamente o quasi esclusivamente di derivazione animale. Perché questo? Perché il gatto ha un'incapacità a digerire e metabolizzare molecole vegetali. Quindi niente dieta esclusivamente vegetariana per il gatto, mi raccomando, perché il felino è un carnivoro. Analizziamo ora punto per punto quali sono gli alimenti caratteristici che dovremmo far assumere al gatto. Quante calorie? In un gatto normo peso, medio, le calorie da far assumere sono 180-220 al giorno, che equivalgono all'incirca a 140-170 grammi di cibo umido. Abbiamo detto che il gatto ha bisogno di pochi carboidrati, infatti la dose di carboidrati dovrebbe essere all'incirca pari o inferiore al 10%. E qui ho scritto anche una curiosità, perché il gatto non possiede l'amilasi, che è un enzima che si trova nella saliva, che dovrebbe facilitare la digestione, o meglio dovrebbe iniziare la digestione già in bocca, però il gatto non ha questo enzima. Come fare dunque a capire se quel determinato alimento che abbiamo comperato per il gatto va bene per le sue esigenze? Quindi noi acquistiamo la bustina oppure la lattina di cibo per gatti, guardiamo in etichetta. Le etichette non sono molto ben chiare a volte, perché sono piuttosto ambigue, ovvero non è specificato bene il tipo di alimento, di ingrediente che troviamo all'interno. Ma noi che cosa dobbiamo guardare? Se i primi elementi che sono scritti in etichetta sono cereali, patate e legumi, cerchiamo di evitare l'acquisto di quel determinato alimento, perché vuol dire che la dose di carboidrati è alta. Procediamo. Quali tipi di carne somministrare? Abbiamo detto che il gatto ha bisogno di molte proteine animali, che dovrebbero rappresentare circa il 70% addirittura, quindi una dose molto elevata. Va benissimo pollo, coniglio, va bene anche cavallo, manzo, maiale e molto bene l'interiora, perché il felino ne va letteralmente ghiotto. E qui ho scritto una curiosità. La taurina è un aminoacido che è presente nella carne. Se noi non assicuriamo l'introito di carne all'animale, questo potrebbe diventare cieco, perché una carenza di taurina comporta appunto la cecità. Quindi mi raccomando, il gatto deve essere nutrito con proteine animali. Latte, sì o no? Il gatto non possiede l'enzima lattasi, che è l'enzima adibito alla digestione del lattosio, dunque non dobbiamo somministrargli il latte. Sto parlando ovviamente del gatto adulto. Ossa, fanno bene o fanno male? Sì, fa bene somministrare ossa, tipo di pollo o anche di coniglio, al gatto, perché sono fonte di calcio e fosforo. Continuiamo con l'analisi. Il pesce.
Molti prodotti per gatti sono formulati con il pesce, ma va bene allora somministrarlo al gatto? Sì e no. Va bene, ma in giusta dose, non dobbiamo esagerare. Va bene da una parte perché è un alimento ricco comunque di proteine e di acqua e scarso di carboidrati e grassi. Però il pesce è spesso contaminato con mercurio e anche sostanze dannose alla tiroide del felino. Quindi va bene, sì, ma con moderazione, consiglio una o due volte a settimana. Il fegato. Il fegato è un alimento di cui il gatto, anche di questo, ne va ghiotto. Va bene, sì, ma non dobbiamo esagerare per evitare l'ipervitaminosi, quindi vitamina A e vitamina D. Soia, altro ingrediente o alimento un po' ambiguo. Fa bene o fa male? Io direi di no, che non va bene, perché intanto è ricco di carboidrati, ma anche ricco di fitoestrogeni che vanno ad incidere negativamente a livello della tiroide del gatto, perché il gatto tende ad essere ipertiroideo, quindi evitiamo la somministrazione, o perlomeno la somministrazione esagerata, di soia. Uova. Vanno bene? Sì, come alternativa alla carne, però poche volte a settimana. Direi una o due volte a settimana, però mezzo uovo sodo alla volta. Evitiamo la somministrazione di uova crude perché nell'albume troviamo l'avidina, che è una sostanza antinutrizionale, quindi facciamo a meno di somministrare le uova crude, va bene uova cotte. Cibo crudo, mi sto riferendo principalmente alla carne. Fa bene, sì, al gatto fa molto bene e per lui non ci sono così tanti rischi come invece potrebbero esserci nell'uomo. Perché il gatto è un predatore naturale, un carnivoro obbligato e soprattutto, questo è un punto molto importante a mio avviso, perché il cibo ha un breve tempo di transito intestinale, direi di 12-16 ore. Che cosa significa questo? Che i batteri che possono infettare il cibo crudo generalmente non hanno il tempo per generare l'infezione. Ecco dunque che possiamo somministrare al gatto carne cruda senza troppi pericoli, senza troppi pensieri. Ovviamente non possiamo però somministrare della carne marcia, perché non tutte le carni sono uguali, quindi va bene però un po' di attenzione. È anche vero che alcune persone non amano molto somministrare carne cruda al gatto perché pensano di incattivire il felino, quindi questo dipende anche dal vostro parere personale. Dopo questa analisi vorrei darvi altri consigli che a mio avviso risultano molto utili anche per la mia Venere, che non si fa prendere. Comunque, allora, il cibo somministriamolo poco e spesso, quindi il gatto adora questa formula, poco e spesso, 3-4 pasti al dì, però in piccole dosi. Sì, cibo umido, mi raccomando, il gatto, ve lo ricordo, non percepisce bene la sete, non ha questo stimolo molto sviluppato, quindi assicuriamoci che il gatto assuma molto liquido attraverso cibo umido, quindi vanno benissimo i cibi che troviamo all'interno delle lattine, delle vaschette, delle bustine e così via, poche crocchette. Se vogliamo sperimentare e dare al gatto un nuovo cibo, lo possiamo fare, però vi consiglio di sperimentare un po' per volta, quindi somministriamo il cibo, un cibo nuovo ogni 2-3 giorni, non troppi cibi nuovi tutti in una volta perché poi magari il gatto non ama particolarmente. Sì, cibo proteico e grasso, no, cibi dolci, quindi carboidrati, questo l'abbiamo già detto. Se il vostro gatto ama i croccantini, però dobbiamo abituarlo al cibo umido. Se non vuole mangiare questo cibo umido, che cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Frulliamo il cibo, lo allunghiamo con l'acqua, lo mettiamo all'interno di una siringa senza ago, naturalmente, e poi spruzziamo il cibo sui dentini, proprio come si fa con le medicine. Quindi praticamente dobbiamo costringere il gatto a quella alimentazione perché è quella giusta. Un altro metodo per sperimentare cibo umido è quello di sporcare le zampette. Lui sicuramente si leccherà le zampe e comincerà anche a sentire questo nuovo sapore del cibo umido. Il gatto non ama molto sporcarsi, quindi è preferibile, lui preferisce generalmente i dadini piuttosto che la mousse. La ciotola pulita, quindi assicuriamo anche una bella pulizia.
Se il gatto vive in casa, vi consiglio, e volete preparare della carne o comunque del cibo per il vostro micio, vi consiglio di tritare la carne. Quindi evitiamo di lasciare la carcassa intera, perché lui cosa fa? Ha il suo istinto naturale di portare la carcassa in giro per la casa. Ecco, quindi questa è una sottigliezza. Se abbiamo poco tempo a disposizione, però ci piace particolarmente prenderci cura del nostro micio attraverso l'alimentazione, vi consiglio di preparare comunque dei pranzetti in quantità abbondanti, di fare delle monoporzioni e poi di congelarle, così poi possiamo anche velocizzare i tempi e non abbiamo spreco di tempo. Va bene per la carne cruda con tendini e legamenti, quindi non stiamo lì a pulire le fettine di carne perché il gatto li adora. Poche verdure, pochissime. Attenzione ad alcuni cibi, niente aglio, niente cipolla, perché questi alimenti possono provocare dei danni a livello del sangue, anemia, danno a livello dei globuli rossi. Niente uva, perché genera problemi renali, proprio come accade al cane. Niente cibo per cani, perché il cane ha esigenze diverse rispetto a quelle del gatto. E no all'alimentazione vegana. Le frattaglie vanno benissimo, quindi le interiora degli animali. Ricordiamo comunque che i consigli che vi ho dato sono generali, quindi prendeteli un po' con le pinze, come si suol dire, no? Perché la dieta specifica per ogni tipo di gatto dipende dalla razza, dall'età e dallo status di salute. Quindi mi raccomando, quando avete un gattino in casa oppure pensate di adottarne uno, parlatene sempre bene con il veterinario, sicuramente vi farà l'analisi personalizzata. Ricordiamo in ultima che l'alimentazione corretta è la miglior cura per la prevenzione delle malattie. E con questo io concludo, spero di poter esservi stata utile con questi consigli. Ciao, alla prossima, e seguitemi, nei prossimi video vi mostrerò alcune ricettine per il nostro micio.